ha dovuto fare un omicidio per arrestarlo. È stato dentro, usciva. Spacciava, picchiava qui, picchiava la moglie, nessuno gli faceva niente perché era un confidente. Scrivete che era un confidente. Lavorava, a volte andava ad aiutare il padre al ristorante, l'ho visto proprio ieri pomeriggio. Cioè non riesco a credere a tutto questo qua, a questa cosa che è successa. Tu da quant'è che lo conoscevi? Un anno che ci conoscevamo, non riesco a credere. Poi hai attaccato adesso un bel biglietto. Io ho messo in memoria, in sua memoria, perché se lo merita. È vero che stava per andare in Egitto in vacanza? Sì, questo mese doveva partire, 8 giorni doveva partire in Egitto, aveva già fatto il biglietto prima di Pasqua. Sì. Ha picchiata una là dentro al bar davanti alle telecamere, l'ha denunciato, non hanno fatto niente, spacciava, lo sapevano tutti che era uno spacciatore. Sì. Ma che sono queste schifezze a Piazza di Rame? Picchiava la moglie, nessuno gli faceva niente, perché era un confidente, scrivete che era un confidente. Faceva comodo alla questura, no? Perché portava l'informazione, prima ti dava la droga e poi lo dicevi chi era. Una volta ha picchiato la moglie lì, l'ha massacrata. È arrivata la polizia e si è stretta la mano. Tu lo conoscevi invece il signore, sapevi chi conoscevo era? Conoscevo entrambi, resto incredulo di tutto ciò. E il signore e che tipo era? Qua. Il signore che tipo era? Era un po' violento, no? Aveva. Quando uno beve poi vanno fuori con la testa, io questo non concepisco.